Buongiorno ragazzi, con questo clima da Silent Hill, un po' di nebbiolina, un po' di precipitazione all'orizzonte, cominciamo questa super giornata. Buongiorno. Buongiorno a Maggiora. Se vi ricordate, siamo venuti qui l'anno scorso per l'evento United in Dirt. È stato molto molto bello e figo. Quest'anno però togliamo la parte noiosa, quella delle bici. Per di bici è perfetto. Quest'anno raga, solo moto. Ed è la cosa molto interessante. Guardate il paddock che è già più che pronto. Attenzione, abbiamo già personaggi di un certo livello. Oh, no, ci credo. Buongiorno Tia, come stai? Salve a tutti, ciao. Mi hanno detto che è una gran bella giornata oggi. Sì, 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 sì. Eh? Oggi proprio sole, poi il pomeriggio piscina tutti insieme. Ma piscina secondo me la facciamo, sicuro. Il problema è il tipo, fanghi secondo me, più spa. Comunque è molto semplice, se avete visto il video l'anno scorso non devo spiegarvi, ma in caso super easy. Abbiamo a disposizione praticamente tutte le moto, dalle diciamo turismo enduro molto molto leggere fino ad arrivare ai modelli un po' più performanti, le moto da cross e anche le moto da trial. Ci sono anche le bici, ma sono i modelli dell'anno scorso che abbiamo già provato, quindi oggi ci concentreremo sulla giornata moto, diciamo ci divertiamo così, anche perché avete visto c'è il Guada, c'è anche Andrea Verona, così magari cerchiamo di rubare qualche tips, qualche insegnamento. Il meteo speriamo che tenga, dovrebbe la perturbazione essere di passaggio, non piovere troppo, anche perché mi ha detto che qui il terreno quando si bagna diventa un po' una saponetta. Noi penso che staremo un po' di più sulla parte enduro. Sono molto propenso a stare più su quella che sulla parte cross come l'anno scorso. Cos'è Erbinio, sei gasato? Tra gasato. Ho visto che ci sono anche le motorette. Ho visto, sì, 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 laggiù, sì. Sono le mie. Vedete che mi fa quella linea lì col trial. Quale? Quella lì. Tac, tac. Ah, c'è una linea quella lì. Pensavo fossero dei blocchi messi giù per il parcheggio io. Anche io faccio quella lì. Io riesco a passare in mezzo tra i due bastoncini. Anche io. Io se vuoi faccio uno slalom anche in mezzo ai blocchi di cemento. Buongiorno. Buongiorno. Come va? Molto bene, grazie. Hai dormito bene? Andrei. Molto bene, sì. È un po' il fuori che mi. Il fuori? Che mi preoccupa. Ciao. Ma non ci facciamo scoraggiare. Non preoccupiamoci troppo. Assolutamente no. Tanto è United in. In mud o in dirt? No, era in. Oggi mi sa che è in mud. Dust. Nero in dust. Vedete, lui è prevenuto. Lui ha messo il galleggiante sulla GoPro, ha già nel mood. Ah, tra l'altro non vi ho aggiornato, abbiamo fatto il brief con le spiegazioni, abbiamo visto un po' di campioni, perché oltre a Mattia abbiamo un sacco di campioni della moto. Tra l'altro quest'anno non so più, Magasca ha vinto praticamente tutto. Moto 3, Dakar, mondiale enduro, trial, due tappe del mondiale, MX2 con il MX2 ha vinto la prima tappa del mondiale, insomma risultatori. Più l'anno prossimo ci sarà pure la MotoGP. E nel frattempo, dopo questo bel briefing, oh, sotto! Comunque nel frattempo diluvia fuori. E il meteo e il radar danno solo 6 mm di pioggia, così. Fino a questa sera alle 10 più o meno. Però alle 10 smette. Ed è arrivato quel momento. Ci siamo cambiati. Completino Leat rosso. Oggi faremo il Gabibbo. Invece il nostro Herring Trolley Designs. Ciao Erbinio, sei un po' agitato. Sono molto agitato. Perché sei molto agitato? Il fango non manca. Ora andiamo di 300, due tempi. L'anno scorso l'avevamo provata ed era abbastanza incazzata. Al buon Ervi abbiamo lasciato 2,5, 4 tempi. La mia moto prefe del cuore. Un po' di fanghetto. Ah! Devo farmi sistemare la frizione perché con due dita non ce la faccio mica. Contropendenzina e giro finito. Il buon Ervino sta cominciando già a scannare, bastardo. Erbinio! Non che avessi dubbi, è sul nostro Erbinio, anzi aspettavo solo il momento che cominciasse a scannare. Mal di marine, vecchio? Sono l'avambraccio. Veramente? Tutto vecchio. Relax. Ho fatto un giretto a fuoco. Figata. Dai, cambio moto, via, via. Prova questa bestia.
Sappa che sta. E tu ti faccio vedere io. Sono un po' cotto, eh. Ma come? Ho male all'avambraccio, solo quello. Mamma mia, che atleta. Devo imparare a gestire. Relax. Mamma mia, la mia preferita. La mia preferita. Mamma mia, che bella. Che bello. Gestione totale, anzi, con la pacera così va anche un po' in crisi il 300. Però lì bisogna tenerla incazzata sempre. Questo invece è un giocattolino. Però questa qua la senti che arranca un po' sulla fanga. Questa qua invece cazzo appena prende coppia. Va. Situazione tragica qua. Diamo del gas comunque. Agio! Allora? Agio! Sembrava di doverti aspettare col 2.5. No, vecchio, ti davo 3 piste appena gli davo, poi mi fermavo. E lui tranquillo. Sì, sì. Chissà perché anche io facevo la stessa cosa quando ero dietro, ti arrivavo sotto. Beh, comunque primo giro. Hai fatto un giro col 300. Ma c'ho il braccio, come ti ho detto, che poverino. È fuori uso. L'ho fatto proprio perché dici, perché volevo provarlo. Attenzione, arrivano quelli seri. Ciao Andre, com'è? Tutto bene, grazie. Ciao. Oh, complimenti, eh? Grazie. Ma dopo ci fai qualche lezione, due tips? Dimmi cosa che non è... Enduro, no, sì, sai. E poi ti aspettiamo anche in bici, eh? Certo. A fare enduro senza motore, dai. 300, 4 tempi per me, 300, 2 tempi per Erwin, 300, 2 tempi. Puttani, che gas che sa questa. Ci ha preso la mano il nostro buon Erwin, eh? Problemi. Nella salitina dove c'è lo scanafosso non riuscivo più a salire, ho dovuto girare la moto, prendere la rincorsa e andare. Che fatica. Riposino. Direi che un pulino ci vuole. Solo che la storia del salute.
Ah, tra l'altro ragazzi, stasera alle 19 c'è pure la Rampage che andremo a commentare insieme al nostro buon Toto, a Marco e ai ragazzi di Red Bull. Complicato, challenge, challenge ragazzi, bisogna con la bici stare sul tronchetto lì davanti. Lo facciamo, vuoi provare subito? Parte Andrea, vai! Oh, grande! 3,58! 3,58! Andrea, tu hai vinto il challenge l'anno scorso, giusto? Secondo. Secondo classificato. Comunque hai già messo una seria ipoteca su quello che potrebbe accadere. Ci stanno battendo, raga. 3-0-1 hanno fatto con la bici. Dal mondiale motocross, classe MXGP, Forza Matta! Non c'è il tifo del pubblico, apposta non funziona. È partito, partito, partito. Bravo! Dai, devi passare davanti al pubblico, Mattia! Pro rider, pro rider enduro. Porca miseria, pro rider enduro. È forte col trial, Erwin. Ora vediamo. Erwin! All'Irvinio! Erwin! Partito! Porca miseria! 2,23! Erwin, 2,23! Ce la giochiamo, Erwin! Comunque non continuate a battere le mani così forte perché il fastidio è tremendo. Bene, bene, bravo, 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 bravo! Oh, il campione ha vinto, cazzo! Allora, Erwin Rondon! Vieni al centro! 3, 2, 1! Complimenti Erwin, vatti a fare la foto. Francesco, foto. Bravo Erwinio. Mancava appena non vincessi. Si conferma il nostro pro rider. Eh beh, ovvio, ovvio. Oh, ma dove ti porto? Ma dove ti porto Erwin? Altro che gare, altro che gare. Grazie. Grazie. Ricominciamo con uno sformatino di verdure. Siamo tornati allo Zili Food Blogger. Dalla bici alle moto al formatino di verdure. E il buon Pialo apprezza. Pastina col pecorino e noi agnolotti con il sughetto di brasato, tipo sugo d'arrosto. Sugo d'arrosto, la tradizione all'agnolotto. Pranzetto fatto, adesso facciamo gli ultimi girelli, non in pista la cross però, no, enduro, enduro. E niente raga, purtroppo pomeriggio riservato anche agli utenti, quindi purtroppo non possiamo prendere le moto che vogliamo a caso, ma abbiamo ripiegato sul girettino col trial. Beh, zone direi, saltiamo sui tronchi, roba così, zone direi. Vabbè, chiaro. Così, così, così proprio, guarda. Cosa facciamo? Andiamo di qui, di là, come sarà il giro? Alle, 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 anch'io. Non male. Mai andato col trial così sul fanghetto. Assi di legno. Cose da non fare con la bici. Oh. Possiamo essere soddisfatti della nostra prestazione. Erwinio, come sta, Ale? Capriolo di Belluno. Grande, vecchio. Raga, direi che possiamo chiudere qua la giornata. È stato strafigo, veramente strafigo. Dobbiamo ringraziare Matteo per averci invitato e soprattutto Paolo per il supporto. L'evento è una figata assurda. Mi spiace, ma in realtà in parte per il meteo un po' così, per il fango. Perché se non ci fosse stato così bagnato avremmo anche provato a fare un girettino in pista. Vabbè, sarà per la prossima, insomma. Lavoriamo magari. Se vi piacciono contenuti del genere commentate qui sotto, così vediamo di portarvene altri. Soprattutto magari portiamo in bici il nostro Andrea Verona e anche il Guada a fare un po' di enduro vero, non nel girettino cross country. Quindi raga, ringraziamo un botto Gas Gas. Spero che arriveranno sul canale anche un po' di bici, perché qua non ci sono ancora quelle nuove e io sono curioso di provarle, perché ce n'è solo una là, ma non è possibile provarla. Noi corriamo a Milano per la Rampage. Ci vediamo al prossimo video, raga. Se è la prima volta che arrivate qui ovviamente, e se vi piacciono i contenuti
iscrivetevi anche al canale del Buon Erminio.